ascolta, mamma è vicina a te, devi dire a mamma c'è qualcuno che... Chi sei, signore dell'altra porta? Come chiamava? Non sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che sono qui, dille che è importante, ti aspetterò. Ma tu hai fatto qualche cosa? Dimmi, sai scrivere di già, è bella la tua casa, a scuola come va? Beh, ma dopo che la mia mamma non muore, una vicina che mi accompagna a scuola. Io non sono una firma sul mio diario, perché mio padre non va, non viene. Dimmi che sono qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età. Ah no, io ho 5 anni, ma tu la conosci? Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non ha però nessuno mi risponderà. L'estate andate a villeggiare all'hotel Riviera, ti piace il mare? Oh sì, tanto, lo sai che sono tale. Ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel Riviera? Ci sei stata anche tu? Dille la mia pena, quanto tutte e due ti voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma cos'hai? Perché hai cambiato voce? Faccio piangere. Piange il telefono, perché le non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Ricordati però, piango al telefono, l'ultima volta. Domani tu lo saprai. Falla aspettare. Sto scendo. Falla fermare. È andata via. Sei andata via.